Amici di Eleven Sports, buon pomeriggio dallo stadio Macri di Locri. Questa è Rocella Ionica Palermo, terza giornata del campionato di Serie D, Girone I, in esclusiva sui nostri canali. Un cordiale saluto da Marco Capone. Va via subito in dribbling, Ricciardo protegge palla, prova il destro e arriva la prima conclusione, parata da Tommaso Scufa. Cross in mezzo, attenzione, la palla sfila, la parata miracolosa di Pelagotti. Ancora Craia, chiede il supporto di Mario Alberto Santana. Martin si sgancia Doda, Martin prova la conclusione, ma è Sangaré, duella con Doda, ne esce vincitore il palermitano. Doda entra in aria, palla in mezzo del gol, il tiro cross vincente di Doda, il Palermo è in vantaggio, Palermo 1, Rocella Ionica 0, il gol porta la firma al 19° di Doda. Solo per un momento, la palla è ancora buona in area di rigore, c'è un tocco con il braccio, quantomeno lo chiedono i giocatori della Rocella, si prosegue, dice il direttore di gara. Però Giovanni Liviera, cross in mezzo, Santana prova di testa, azione alla gamba, c'è anche Liviera, palla in mezzo e Leveque non riesce a dare alla palla il tocco decisivo, il tocco vincente. Martin, occhio però perché Sangaré ha recuperato, prova il tiro, debole, Pelagotti in due tempi, imbeccato Santana, palla in mezzo, Ricciardo c'è, scuffia. Pronta l'uscita del portiere capitano del Rocella. Santana, sovrapposizione che arriva di Vaccaro. Palla verso Felici, attenzione allo spazio. Felici entra in aria, Martinelli e scuffia, para. A botta sicura era andato Martinelli, è arrivata la parata di scuffia. Protegge palla, rinvia però sui piedi di Faiello, attenzione a Faiello, in aria, punta Crivello, va via, mette in mezzo e la palla va vicinissima al palo di Pelagotti, brivido. Attenzione proprio ad Ambro che recupera la palla, Ambro è solo, il destro e la palla è fuori, occasionissima subito per il nuovo entrato Danilo Ambro. Palla in mezzo, è bella la parabola sulla quale arriva Ambro e il Palermo raddoppia, ha segnato il neo entrato Ambro, palermitano doc, Palermo 2, Rocella 0. A stabilire l'ordine Galati, poi si è più volte scusato per l'accaduto. Il Palermo in avanti, ancora con Ambro, Ambro entra in aria, il sinistro e il miracolo di scuffia che da terra riesce ad evitare il terzo gol del Palermo. È impossibile decifrare l'entità, palla per Lucera, Lucera uno contro uno, Lucera la finta ancora sul sinistro, Lucera e la palla tocca il palo, finisce qui, triplice fischio, gioco, partita, incontro, Palermo, il Palermo di Pergolizzi batte 2-0 in trasferta il Rocella Ionica, meritata la vittoria del Palermo.